Ciao, bentornato nel canale. In questo video voglio trattare un argomento veramente importante per i batteristi. Come si trasporta la batteria? Con cosa si trasporta e soprattutto che cosa dobbiamo portarci dietro oltre al nostro strumento? Questo discorso vale se devi ad esempio andare a suonare in un locale, in un open air, ad esempio fare una registrazione studio o semplicemente portare la batteria da un punto A a un punto B. Ah, stavo dimenticando, prima di continuare col video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta pubblico un video nuovo e soprattutto per supportare il lavoro che sto svolgendo qui nel mio canale. Ditemi un po', quante volte vi è capitato di dimenticare qualcosa a casa o in studio? È un grande classico, semplicemente dallo sgabello, il tappeto, le bacchette, le cuffie e mille altre cose, sicuramente almeno una volta è capitato a tutti. Secondo la mia esperienza, fare una checklist, una lista delle cose da portare, è la cosa migliore che voi possiate fare. Fatela nel vostro telefono, nelle nostre note, salvate su iCloud, dove volete, fatela cartacea, fatevela sul braccio, per me è uguale, però dovete avere una lista comunque che vi permetta di non dimenticare niente, perché potrà capitare che magari siete in una situazione di stress, avete poco tempo per caricare la macchina con il materiale necessario per fare un concerto e quando si lavora in una situazione di stress è molto probabile fare degli errori o avere delle dimenticanze. Quindi quello che vi consiglio io comunque è di avere una checklist magari sul telefono o su un foglio di carta che lasciate sempre insieme al vostro strumento e appena prendete quell'oggetto, quindi avete preso il rullante, ok, visto sul rullante, avete preso la cassa, visto sulla cassa, in questo modo non vi dimenticherete mai nulla. Ovviamente la lista deve essere completa, se no non serve a niente. Però in ogni caso vi consiglio veramente di farla. Io ad esempio lo faccio sul telefono e dopo vi mostrerò quella che è la mia lista, un esempio. Secondo me può essere anche importante capire quando farla questa lista. Potrebbe essere interessante magari farla quando avete un concerto e avete tutto, siete sicuri che c'è tutto. Allora vi prendete 5-10 minuti, vi mettete lì a farla. Così sapete che bene o male in quella serata che avete portato tutto non avrete delle dimenticanze. Poi ovviamente se non avete concerti in programma, visto anche un po' il periodo, non è un problema, potete farla a casa come feci io all'epoca e poi man mano potete aggiornarla quando vi rendete conto che magari vi servono delle cose che magari prima non vi servivano neanche o appunto magari facendola a casa vi siete dimenticati di un dettaglio che chiaramente non avendolo davanti non vi sareste mai ricordati. Mi raccomando, seguitela fedelmente, sennò il suo significato è pari a zero. Poi un consiglio che ci tengo a darvi ancora in merito alla checklist è comunque di non mettere solo lo strumento, quindi i tamburi, i piatti, le aste, lo sgabello eccetera eccetera, ma mettere anche gli accessori come ad esempio le chiavette, pelli di scorta, non lo so, se uno vuole utilizzare la gaffa e quant'altro, quindi tutte le cose, utilizzate un iPad per le partiture, mettete anche quello perché vi posso assicurare che qualcosa potrete dimenticare, ad esempio il caricatore, quante volte ho visto gente arrivare con l'iPad scarico e non avere il caricatore, questo è un problema gravissimo, soprattutto se non si hanno ancora in testa i brani da suonare. Ed eventualmente se avete più progetti con più kit, perché magari con un progetto suonate con la batteria impostata in un modo, addirittura avete una batteria, e in un altro progetto avete esigenze molto diverse, a sto punto fate due liste, non c'è assolutamente problema. Anzi, una cosa che vi consiglio vivamente e che faccio anche io. Quindi mi raccomando, checklist, checklist, checklist! Un altro argomento fondamentale sono le borse. Ragazzi, le borse! Non c'è cosa più dolorosa per me di vedere una batteria caricata in una macchina, in un furgone, senza le borse. Veramente una cosa che mi mette un'ansia terribile. Ma perché? Perché la batteria facilmente si può rovinare, basta che picchiate contro, non so, la portiera, o magari c'è l'asta del crash accanto al tamburo e ci picchia dentro, rovinate subito la superficie del tamburo ed è un peccato. Tante volte per risparmiare pochi soldi per delle borse, non delle borse super premium, magari rovinate il vostro strumento anche molto costoso. È un po' una coperta corta per risparmiare da una parte, magari spendete più avanti magari riparando la batteria, addirittura acquistandone una nuova. Quindi ragazzi, veramente le borse sono fondamentali. Ma perché sono fondamentali? Soprattutto per due motivi. Il primo l'ho appena citato, proteggere il vostro strumento, i vostri strumenti. Quindi
Batteria, soprattutto la batteria, i fusti nella maggior parte dei casi sono in legno, ma vedo, non so, batterie in acrilico, in plexiglass come viene chiamato da alcuni. Anche lì potrete sicuramente fare dei bei danni, ma anche batterie o anche rullanti, appunto, rame, acciaio, ottone, ce ne sono di mille materiali ferrosi, anche lì potete sicuramente fare dei danni, quindi mi raccomando. Proteggete i fusti, proteggete i piatti, fondamentale, anche non solo per proteggere i piatti, ma anche quello che sta intorno ai piatti, comunque sono taglienti, sono anche quelli di materiali ferrosi, quindi il bronzo, se a contatto col legno, rischia di far danni anche lì, quindi mi raccomando, proteggete bene i piatti. Le aste magari può essere un po' meno importante, anche se si rovinano, sono più resistenti, però anche qua, come piatti, se vengono a contatto con il nostro strumento, non è il massimo, quindi io consiglio sempre di proteggere tutto con delle borse. E poi un altro motivo veramente importante è quello di fare meno viaggi. L'esempio classico è quello delle aste, dell'hardware, quindi se voi avete tutto l'hardware in una borsa, dovrete fare semplicemente un viaggio, magari chiedendo una mano a qualcuno, magari al chitarrista, al bassista, eccetera eccetera, per sollevarlo, perché magari la borsa diventa molto pesante, però avete fatto un viaggio e avete dentro tutto. Invece un grande classico, soprattutto quando si inizia, l'ho fatto anch'io, si porta un'asta, due aste per volta, e ovviamente i viaggi diventano molti di più, si perde molto più tempo, soprattutto in una situazione in cui c'è poco tempo, c'è stress o semplicemente non ci si vuole stancare troppo prima di un concerto. Ecco, la borsa, magari con le rotelle, può essere veramente comoda. Appunto, mettere le batterie, la batteria dentro delle borse ci permette di farlo più velocemente senza far troppa attenzione a non rovinarla, perché comunque ci sono le borse che comunque proteggono i fusti, quindi anche l'aspetto del tempo e dello stress è veramente fondamentale, soprattutto quando si deve performare in studio di registrazione o in un concerto. Quali borse acquistare? Dipende dalle vostre tasche e dalle vostre esigenze. Ci sono borse morbide, semi rigide e borse rigide. Ovviamente questo può influire sul peso, sul budget, dipende un po' dalla vostra situazione. Se dovete suonare in dei pub, non dovete fare dei tour, allora vi consiglio delle borse morbide, semi rigide, che comunque hanno un costo talvolta contenuto e non hanno un peso troppo notevole. Magari il livello di protezione sarà un filo minore, però comunque non è che avete come dire, dei tecnici che sbattono la batteria di fretta sui camion, hanno magari degli sbalzi di temperatura elevatissimi, quindi dipende anche dalle condizioni in cui operate. Se invece magari siete in tournée con la vostra band, girate l'Europa e non siete sempre voi a maneggiare i vostri strumenti e volete star più tranquilli, allora delle borse rigide o addirittura dei case possono essere la soluzione adatta a voi. Non posso dirvi cosa è meglio per voi, perché non per tutti c'è la stessa o le stesse esigenze. Però, come detto precedentemente, ragazzi, prendete le borse, prendetele per i fusti, quindi per i tamburi, per i piatti, per le meccaniche. A volte, ad esempio, per il pedale della cassa è già data in dotazione la borsa, quindi potete utilizzare già anche quella per il pedale, per le bacchette, per evitare di avere in giro bacchette sfuse da tutte le parti. Veramente importante. Ora parliamo degli strumenti utili che ci possono servire per risolvere dei problemi e delle emergenze. A chi non è mai successo di avere un problema durante un concerto? Succederà, ragazzi, è inevitabile, per forza. Ad esempio, una problematica potrebbe essere rompere una pelle. Ormai questo può capitare, sbalzi di temperatura, magari non abbiamo più controllato la tensione delle viti, dei tiranti, quindi magari ne abbiamo uno che è lentissimo o troppo tirato e questo può creare degli scompensi, magari anche con il fatto che la temperatura si alza e si abbassa, soprattutto d'inverno. Un paio di colpi di quelli giusti, la pelle esplode. Allora, che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere delle pelli di scorta, soprattutto per rullante e cassa, perché sono i due elementi, tra i due elementi più importanti della batteria. Cassa rullante ci permette di portare a casa la serata. Se ci salta la pelle del timpano dei tom, vabbè, si può ancora andare avanti, però mi raccomando, casse rullante dovete sempre averne una, questo ve lo consiglio io. Ovviamente, oltre alle pelli di scorta, dovete avere anche, io dico almeno due chiavette per comunque
cambiare le pelli, per aggiustare magari le aste, può capitare che ci sono dei problemi, quindi perché due? Ne perdete una, ne avete una di scorta, semplicemente per quello. Io ad esempio ne uso una sempre sul mio mazzo di chiavi, ne ho una sul pedale della cassa, sempre, e poi ne ho un'altra nella borsa delle bacchette, quindi ne ho tre addirittura, forse un po' esagerato, però meglio sempre averne di più che di meno. Un'altra cosa ragazzi, bacchette in abbondanza, non si sa mai cosa può succedere, spaccate un sacco di bacchette con la serata, non ne avete più? Direi che non è una situazione piacevole, addirittura io metto le bacchette in due borse, c'ho la borsa delle bacchette e poi ho un mio zaino dove metto magari i cambi dei vestiti, dove ho l'iPad dove ho scritto le note, in cui ho scritto le note, da bere, e appunto ho anche delle altre bacchette. Ipotizziamo, perdo la borsa delle bacchette, cosa faccio? Non suono? No, non mi faccio problemi, ho anche l'altro zaino con un paio di bacchette. È una piccola cosa che faccio io che però mi rende più tranquillo e appunto mi permette di essere meno stressato quando poi devo trasportare le cose e montare il tutto. Se utilizzate l'iPad, l'ho citato poc'anzi, ricordatevi, mi raccomando, il caricatore, marcatevelo nella checklist, mi raccomando. Come detto anche poc'anzi, io porto l'acqua, portatevi da bere, consiglio non alcolici, più che altro perché noi batteristi abbiamo una grande responsabilità, soprattutto per quanto riguarda il timing, quindi ragazzi portatevi da bere, non si sa mai com'è la serata, l'idratazione è una cosa fondamentale. Se avete la possibilità di farlo, portate anche un pad, piccolo pad per riscaldarvi prima di iniziare a suonare. Comunque è un aspetto importante arrivare già caldi, pronti sul palco, quindi io me lo porto sempre, non lo uso quasi mai, però avessi il tempo e lo spazio per farlo mi riscalderei volentieri ogni tanto. E poi l'ultimo consiglio che voglio darvi, citando il buon Corrado Bertonazzi di Suonare la Batteria, mi raccomando, la gaffa perché può essere utile? Corrado lo spiega bene in un video, cioè può essere utile per mille fattori, mille problematiche. Semplicemente dobbiamo togliere dei fastidiosi armonici da un fusto, dalla batteria, dal rullante o soprattutto tom e timpano, possiamo usare la gaffa. Ci si rompe qualcosa, possiamo usare la gaffa, veramente è molto utile. Tante volte mi è capitato, non tanto per me ma di darlo anche agli altri musicisti, e ho fatto anche una gran bella figura, quindi anche per quello non guasta mai. Quindi dopo aver visto quello che è, diciamo, la parte strumento, vi spiego anche quella che è la mia checklist che ho sviluppato negli anni. Non è che appunto al primo colpo era già perfetta. Io ad esempio uso note di Apple, tra l'altro è sincronizzato tutto su iCloud, per quello ora ve lo faccio vedere sull'iPad, proprio perché sto registrando con l'iPhone, quindi non mi è possibile farvelo vedere col telefono, però poco male. Ecco qua, l'ho chiamata materiale per live, super semplice. Questa è una checklist, ne ho due o tre per due o tre progetti nei quali ho delle esigenze diverse, devo portare delle cose diverse. Questa è la più completa, che non è quella che uso sempre, però appunto era per farvi vedere un po' come la ragiono. Molto semplicemente inizio a mettere quello che è lo strumento vero e proprio, quindi cassa, rullante, tom 1 e tom 2, a volte uso solo un tom, allora me lo scrivo, però in questo caso uso due tom, quindi devo metterli entrambi. Floor tom, timpano, i piedini dei floor tom, dei timpani sono un grande classico, tutti se li dimenticano almeno una volta nella vita. Poi ovviamente i piatti, in questo caso non ho indicato tutti i piatti perché a me non serviva, ma se per voi è necessario che avete tanti piatti, indicateli tutti. Le aste, quindi Charleston, Crash 1, Crash 2, asta del ride, supporto del rullante, anche quello alcuni lo dimenticano ogni tanto, supporto dei tom, c'è chi ha i tom collegati alle aste dei Crash, oppure c'è chi appunto ha il supporto come questa batteria che c'è il supporto sulla cassa, invece la DV non ce l'ha, quindi c'è anche questo aspetto qui. In questo caso so che devo usare la Sonor perché è la batteria dedicata per questo, allora bam, so che cosa devo prendere perché ce l'ho sempre smontato. Dopo dove siamo rimasti? Pedale della cassa, lo sgabello, grande classico, anche questo ce lo si dimentica ogni tanto, il tappeto, a volte non ci si pensa ma è fondamentale. La gaffa, come detto prima, può essere molto utile. Il leggio, ok. Poi mixer per monitoring più alimentatore. In questo caso usavo un mixer nel quale mettevo dentro il segnale che mi dava il fonico per sentire gli altri e anche la mia batteria.
questo caso usavo l'in-ear, quindi mi mettevo anche la batteria in cuffia. Più l'alimentatore, ci si dimentica ogni tanto magari gli alimentatori, bello avere il mixer, senza alimentatore non serve a niente. Ok, poi in-ear, cuffie per sentire, iPad più caricatore, vedete ho inserito il caricatore, fondamentale. Poi in questo caso utilizzavo un set ibrido, quindi ho messo la mia Roland TM6 Pro più l'alimentatore, che è una centralina elettronica per avere suoni elettronici, soprattutto adatta a kit ibridi. Trigger della cassa proprio perché mi serviva per la cassa in questo caso, con il cavo, perché se prendi il trigger senza cavo, buonanotte. Aste dei microfoni, mi servivano le aste dei microfoni, e i microfoni li metto dentro, più cavi XLR per microfoni. Questa, vedete, è una lista che utilizzavo proprio per ricordarmi tutto. Poi ce ne sono altre, però questa è quella più completa che volevo farvi vedere. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Innanzitutto spero che il video ti sia stato utile e che ti abbia permesso di comunque vedere degli aspetti che puoi migliorare, o appunto ti ho dato dei consigli che ti possono permettere di magari evitare di fare degli errori in futuro. Ci tengo a precisare che il mio metodo, io lo definisco il mio metodo, non ho copiato nessuno, magari ho preso dei piccoli consigli da video di altri colleghi, o appunto ho semplicemente visto altri batteristi all'opera, però ho messo tutto insieme e ho creato il mio sistema che per me funziona, mi sento a mio agio, sono veloce, sono sicuro, non faccio danni, però non è detto che sia il più adatto per voi. Questo video vuole essere, diciamo, una piccola risorsa per tutte quelle persone che vogliono avere dei consigli su come lavorare meglio in questo settore. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come siete organizzati voi, datevi dei consigli a vicenda come community, ci permette di crescere tutti insieme. Se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti invito come sempre a lasciare un like, ad iscriverti al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornato ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo e per supportare il lavoro che sto svolgendo qui su YouTube. Dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!